Salve a tutti, faccio un video oggi su un argomento che non è strettamente di attualità perché non c'è un evento in particolare che me lo suggerisce. Diciamo che è una questione che mi tocca a me personalmente, ma credo che tocchi in generale tutti, per quella che è la vita di tutti i giorni, insomma. L'argomento è la competitività e la collaboratività, ovvero perché gli esseri umani in genere sono così competitivi, per cui si tende a togliere al proprio fratello, diciamo, al proprio compagno, al proprio vicino o al proprio anche nemico, se vogliamo usare, però perché gli esseri umani tendono l'un con l'altro a togliersi di mano le cose, a rubarsi le cose, a competere per avere una cosa e se vince uno non vince l'altro e viceversa. Però al tempo stesso si vede che a volte c'è una collaborazione che sappiamo bene, o comunque chi ha studiato un po' le teorie dei giochi, ma anche in generale un po' di sociologia o da esperienza personale, sa bene che la collaborazione è una cosa che aiuta ad aumentare, diciamo, un po' la produttività, il successo, la creatività e appunto la realizzazione di cose che, al di là di un discorso semplicemente artistico o competitivo, per voler essere a terra terra, alla fine gli esseri umani lavorano per poter sopravvivere, quindi parliamo di un tetto, di mangiare, della salute, eccetera. Poi questo, però, lo stesso lavoro che è dedicato a questo poi può essere dedicato anche ad attività più non così strettamente necessarie, come possono essere lo sport, la competizione sportiva, l'arte, eccetera. Ho divagato. Quello che voglio dire è perché esistono queste due anime, diciamo, nel comportamento umano, che portano alla competitività e alla collaboratività, che sembrano in contraddizione. È ovvio che chi, diciamo, ha un minimo di profondità che gli deriva dal fatto di avere, o per intelligenza oppure per esperienze personali, di aver ben compreso qual è il senso della vita o qual è la natura della vita stessa, che è quella poi di finire fondamentalmente, e che quindi siamo tutti nella stessa barca, chi per una malattia, chi per anche più malattie, eccetera. Queste persone qui, secondo me, tendono ad avere una naturale tendenza alla collaboratività, almeno di indole. Poi dopo bisogna vedere dall'altra parte, che la collaboratività comunque può esserci, ma se dall'altra parte non c'è la collaborazione poi viene ritirata, perché... Però io credo che le persone più predisposte alla collaboratività sono le persone che vengono da esperienze che le hanno formate nel capire qual è la natura ultima della vita umana, che è una natura... La vita umana è una qualcosa di fragile, di precario, di... è così. La persona magari profonda tende a pensarci di più, la persona profonda pensa di più al senso del fatto che deve morire, le persone superficiali ci pensano di meno. Chi sia più felice non lo so, io ho constato solo questo, che magari anzi probabilmente sta meglio chi non ci pensa a queste cose, chi non si pone, non si fa tanti problemi. Dopo però c'è un discorso complesso dietro, quindi anche lì non è detto che chi non si pone problemi stia veramente meglio. Potrei spiegare il perché secondo me sta peggio, però mi focalizzo sul fatto che le persone che hanno la predisposizione alla collaboratività sono persone che vengono da esperienze o che le hanno formate in tal senso, magari per malattie, eccetera, visto che cosa vuol dire la malattia, la difficoltà, la povertà, eccetera, oppure da persone che hanno una sensibilità superiore alla media che le porta a riflettere di più su quello che è la natura umana. E non hanno tutti i torti, nel senso che alla fine è un'ottima occasione per collaborativamente essere più produttivi, avvicinarsi agli altri, che è un'occasione di crescita anche personale ed è un'occasione sicuramente di produttività maggiore. Al tempo stesso però c'è un piccolo errore in questo, nel senso che è vero che tutti quanti ci possiamo ammalare, quindi dobbiamo avere comprensione per l'altro, il diverso da noi che può ammalarsi, eccetera, però ricordiamoci che in natura, e l'essere umano fa parte di questa natura, il darwinismo, ma anche un'osservazione superficiale delle cose, ci fa vedere che in natura esiste una cosa che è la competitività intraspecifica, oltre che extra specifica. Che cos'è questa competitività intraspecifica? Bene, le risorse dell'ambiente in cui viviamo sono naturalmente limitate, non sono infinite, e mentre le specie in generale tendono a riprodursi in maniera esponenziale, quindi anche una specie che è in equilibrio col suo ambiente, che ha sufficiente cibo per tutti i suoi elementi, inevitabilmente andrà incontro a una crisi, perché tenderà a riprodursi a rate, dicono gli inglesi, ogni volta a
aumentando il numero, cioè nella generazione di insetti, faccio l'esempio degli insetti che è chiaro ma vale per tutte le specie animali, dal topo allo scimpanzé all'essere umano. La generazione è fatta di 100 individui, la generazione dopo non è fatta di 100 individui ma di più. Ci sono specie che aumentano molto più velocemente, ci sono specie che aumentano molto più con calma, ma c'è la tendenza, e questa era una constatazione che fece già Malthus, su cui ovviamente Thomas Malthus, che era questo fece un'analisi sociologica, diciamo, diciamo che viene considerato anche un economista, notava che lui diceva che l'essere umani, lui lo riferiva agli esseri umani, il problema dell'alimentazione, della riproduttività di ogni generazione, lui diceva che le risorse alimentari crescono in maniera aritmetica, mi pare che fosse, mentre la popolazione aumenta in maniera geometrica, mi pare, adesso non ricordo così al volo, eccetera. Diciamo che era un po' anche superficiale questa analisi, perché non è detto che la capacità produttiva di una società possa crescere come diceva lui, secondo me forse piccava addirittura di un po' di ottimismo. Ma detto questo, io credo che è emblematico il fatto che vedeva una cosa su cui poi ragionò Darwin, gli dette un grosso suggerimento a Darwin, Malthus, cioè che noi tendiamo ogni generazione a figliare in modo non troppo riflessivo. Perché? Perché la natura ci ha dato questo istinto qui di riprodurci il più possibile senza considerare troppo le problematiche, e infatti ai tempi di Malthus i bambini che nascevano molti morivano, così come succede in tutte le specie animali in natura, cioè la maggioranza degli individui che nascono, la maggioranza, non la media, la maggioranza muore prima di raggiungere l'età riproduttiva a sua volta, e questa è la selezione naturale. E selezione naturale che ci fa capire, sia per l'animale ma anche per l'essere umano, questo vale anche per gli esseri umani, anche se ultimamente la selezione è stata ridotta, che è molto difficile pensare che esista una provvidenza che vuole il bene di tutti gli uomini, perché questo non avviene, e tutti gli animali in generale, questo non avviene, perché è evidente che in realtà la natura lavora in modo che solo una piccola parte dei nuovi nati arrivino alla riproduttività, si riproducano, eccetera. Fondamentalmente la natura non è interessata, e adesso svincolo, al benessere degli individui o delle specie nel complesso, o forse è meglio dire è interessata al benessere della specie, e per far sì che ci sia una specie in salute fa in modo che molti individui vengano annullati, nominati, come si direbbe in termini moderno, di modo che non possano riprodursi perché hanno delle caratteristiche che non sono quelle ottimali in un certo ambiente, e da lì la selezione. Ma questo, per chi non ha le caratteristiche ottimali in un certo ambiente e ne deve morire, non è che è una gioia, non è una gioia per la mosca, per la formica, non è una gioia per gli esseri umani, che pure ci stanno anche più male perché hanno un sistema nervoso più complesso, ma non è una gioia per nessuno, ma la natura funziona così. La natura in questo modo fa sì che le specie sopravvivano e ogni generazione sia abbastanza adattata all'ambiente e in questo modo rimanga sana, diciamo, vitale. Se non ci fosse una selezione naturale, visto che c'è la riproduzione sessuata, che porta ogni nuova generazione ad avere caratteristiche particolari, ci sarebbe un caos dal punto di vista dei caratteri genetici, che potrebbe avere tutta una serie di cose probabilmente anche non gravemente difettose, non solo nell'ambiente, ma nell'adattamento, ma in generale, anche proprio al di là dell'adattamento. Almeno così la vedo io. Allora, detto questo, hanno ragione quelli che cercano la collaboratività, ma è innegabile che c'è una questione anche della competitività naturale, fa parte della natura stessa, della vita su questo pianeta, quindi vale per le formiche, vale per gli esseri umani, con delle differenze, ma vale nella stessa maniera. Dimentichiamoci che noi abbiamo delle caratteristiche, la nostra stessa intelligenza, le caratteristiche fisiche ovviamente, si è sviluppata per selezione, perché c'è stata una richiesta. Addirittura a un certo punto l'essere umano, che non era un predatore perché era debole fisicamente, con lo svilupparsi dell'intelligenza diventa prima un predatore, poi un super predatore, cioè un predatore che non può essere predato da altre specie se non casi eccezionali, ma non è lo squalo che mangia un essere umano, non è una predazione della specie squalo rispetto alla specie umana, non è così, è un caso. Il predatore si ha quando una specie usualmente preda un'altra,
come può essere il lupo con la pecora. Non è una volta, lo fa spesso, quindi la regola è quella. L'essere umano non ha predatori. La specie umana non ha predatori. Anzi, è un super predatore, cioè un predatore che non ha altri predatori di nessun tipo. Almeno. Forse potremmo considerare forse alcuni batteri. Questo, quello potrei avere dei dubbi. Che cosa succede però a questo punto qui? Un super predatore tendenzialmente dovrebbe, come dire, sentire una pressione selettiva minore, perché non sei più a rischio di vita da parte degli altri. Certo, devi mangiare, la selettività sia su quello, così come anche la gazzella deve correre forte, se no il lupo se la mangia o il leone se la mangia, ma anche il predatore della gazzella, che non corre tanto, muore di fame. Quindi comunque c'è una selezione anche nei predatori. Solo che cosa succede nella specie umana? È un super predatore che ha fatto partire una forte selezione intraspecifica, cioè c'è una predazione praticamente all'interno della stessa specie. Gli esseri umani si uccidono tra di loro, si creano problemi tra di loro, e questo fa parte della selezione naturale che si è applicata alla specie umana, perché la specie umana in questo ha trovato un equilibrio. In questo la specie umana ha trovato un equilibrio, perché evidentemente non è possibile non avere dei predatori, perché altrimenti si inceppa il meccanismo della selezione naturale con tutto quello che ogni biologo potrebbe riconoscere c'è di rischioso quando non c'è più una selezione. Ne parla, adesso dico uno tra tutti, Jacques Monod, nel caso della necessità c'è un capitolo dedicato a cosa succede se tu non applichi più la selettività, la selezione naturale a una specie. Lui parla anche della specie umana in parte. È un capitoletto molto bello e interessante, nel caso della necessità è un Nobel della biologia, quindi credo sia interessante. Se qualcuno vuole io ve lo vado a pescare, ve lo leggo, ma vorrei che ognuno se lo leggesse e ci riflettesse. Detto questo, cosa voglio dire allora? Che secondo me è naturale e sano che ci sia una selettività intraspecifica, ovvero una competitività. Quindi quello che voglio dire dopo tutto questo discorso è: la competitività e la collaboratività umana hanno tutte e due una giustificazione. Per questo che esistono queste due cose che sono apparentemente in contraddizione, e lo sono. Diciamo che sì, questi due modi di essere si contendono il comportamento umano. Si contendono il comportamento umano che probabilmente in una forma di equilibrio non può essere né tutto dominato da una né tutto dominato dall'altra. E questo è un pensiero che butto così al volo, ma ho questa riflessione qui in questo momento, cioè la collaboratività, vi ho detto perché sussiste, specie in persone, in individui molto intelligenti o comunque in generale persone che hanno avuto delle esperienze, prendendo coscienza di essere una specie mortale con tutto ciò che ne deriva, perché la specie umana è una specie alla fine naturale, tutto quello che vogliamo, perché non neghiamo questo, ma è una, credo, l'unica specie che è completamente consapevole della sua mortalità, completamente consapevole, cioè sa che tutti gli sforzi che farà nella sua vita, tutto quello che guadagnerà, che raggiungerà, che troverà come salute, che com'è, sono destinati a finire nella fine di lui, e quindi nella fine di se stesso. E questo è questo a livello antropologico, se noi ci ragioniamo un attimo su quello che è stato il passato, la crescita psicologica dell'essere umano è stata una bella botta quando arrivò questa costruzione. E secondo me ha un peso ancora oggi, ha un peso su quelli che sono i comportamenti umani, appunto, cioè, per quanto riguarda alcuni comportamenti umani. Ovviamente io parto dal presupposto di persone consapevoli, comunque mediamente intelligenti, mediamente consapevoli. Poi tra gli esseri umani ci sono anche parecchie persone che secondo me, come tutte le specie, sono abbastanza problematici. Cioè il fatto che la Ferrari possa andare a 300 all'ora non vuol dire che tutte le Ferrari vadano a 300 all'ora. Ecco, ci sono esseri umani che sono come la Ferrari, cioè non raggiungono certi livelli, perché la struttura umana, la macchina umana può avere dei difetti che le impedisce di essere funzionale al 100% per quelle che sono le sue potenzialità. Detto questo, allora, esiste questa compenetrazione tra collaboratività e competitività. Secondo me le due cose sono in contraddizione, però si contendono la specie umana, si contendono il comportamento degli individui umani, perché io ho cercato di dare una spiegazione molto al volo, secondo me potrebbe essere una spiegazione molto light, perché non ho intavolato ai massimi livelli il ragionamento, però. Anzi, io sarei contento che partisse un dibattito. Vi ringrazio per avermi ascoltato e al prossimo video.